Allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gaz734 ed oggi siamo sul mio secondo account perché, prima di tutto, voglio farvi vedere che sono arrivato ad 80.000 punti. Cioè, finalmente ho raggiunto il grado di re, quindi 100 gemme al giorno posso fermarmi dal fare punti sul secondo account. E questa è una grandissima soddisfazione, considerando che è un account free to play. Infatti qui abbiamo sempre le solite gemme shoppate. Ma non siamo qui oggi per parlare di questo. Oggi siamo qui in questo video perché il gioco è stato aggiornato. Comunque il gioco è stato aggiornato e sono state inserite diverse cose, fra cui, come prima cosa ovviamente, il nuovo eroe che aggiungono ormai ogni mese. Questo nuovo eroe ha come particolarità il multi-target. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ad ogni attacco non colpirà un solo nemico, ma ne colpirà ben quattro, poiché il suo attacco consiste nel suonare l'arpa che ha in mano, questa qui, così che i suoi serpenti sparino tipo palle di pietra, veleno, comunque lancino maledizioni a quattro bersagli. Ovviamente se ci sono meno di quattro bersagli ne colpirà meno di quattro. Però è una cosa ottima, perché comunque è un eroe che attacca per la prima volta più di un bersaglio con l'attacco di base, quindi veramente una cosa ottima. Ma neanche di lei me ne frega più di tanto, perché questo aggiornamento ha portato un nuovo evento globale, quindi giocato da tutto quanto il server. Questo evento, Castle Crisis. Ora, vediamo un po' in cosa consiste. Abbiamo queste tre situazioni, diciamo, queste tre sfide, ecco, da superare prima di poter accedere al boss, che sarebbe il tizione grosso qui, vedi? Dobbiamo completare gli altri tre stage prima. Ora, vediamo in cosa consistono questi tre stage. Il primo, ossia questo qui, consiste nel rispondere alle domande. Questo qui è impostore, l'abbiamo già visto, questo bastardello, e ci porrà delle domande. Ora, per sbaglio ho fatto già una sfida, quindi facciamo la seconda sfida. Avremo, come abbiamo appena visto, due tentativi al giorno, nei quali dovremo cercare di totalizzare più punti possibile. Punti totali round 2500, quindi noi partiamo da una base di 2500, tocchiamo qui, quindi ci prende una delle quattro carte. Ecco, qui è culo, qui veramente è soltanto culo. Io ho visto il 9000 qua, ho ripremuto il 9000 là e ho avuto fortuna a prenderlo, quindi ho preso il numero più alto e ho fatto 12.000 punti e 79 in questo momento. Tocchiamo di nuovo, passiamo alla seconda fase, quindi 2 su 5. Adesso ci esce la domanda. L'impostore ci porrà una domanda e ci chiederà: è vero o è falso? Ci dice: un accampamento di livello 25 può contenere fino a 6 ornitotteri. Vero. Come non ho ottenuto punti? Scusami, devo controllare, perché 1, 2, 3, 4, 5. No, non ci arriviamo. Beh, cavolo, non me lo sarei aspettato. Cioè, ci ho pensato convintissimo che sul primo account ce l'abbia con 6 ornitotteri, invece no, sono 5, però mi manca ancora un po'. Purtroppo mi sono un attimo confuso coi numeri. Pazienza, abbiamo perso 5.000 punti. Perché dare una risposta corretta da 5.000 punti? Ora, qual è l'immagine del Duca Zucca? Cioè, l'immagine dell'abilità. Ovviamente, ragazzi, come tutti sappiamo, il Duca Zucca ha quest'immagine qui, che indica un vortice nel quale porta morte, distruzione e tutto quanto. Non abbiamo mica questi bel sprout qui gialli che suonano le campane, o questa roccia che lancia, no, abbiamo sicuramente questo vortice qui. E infatti è giusto, 25.000 punti, no, 5.000 punti, ok. Ora, quarto round, quarto o quinto? Mi sa quarto ancora, ecco, questo è quello che ho di più. Prova di fortuna, qui veramente è solo culo. Cioè, solo culo, noi dobbiamo fare ok, premere. Io ho premuto a 84%, si è fermato a 60%. Cioè, poi potrò rivedermi il video, potrò dimostrarmelo da solo. Forse non era 84, ma era 83. Comunque ho premuto sull'80 e mi ha aumentato i punti del 60%. Va bene, va bene. Cioè, sprecare così una prova veramente mi fa schifo. Però pazienza, è parte del gioco. Continuiamo. E c'è di nuovo questa qui. Questa volta mi chiede del tecnico. Cupido no, strega del gelo no. Potrebbe essere questo, vediamo un po'. Sì, effettivamente era lui. Finita questa prova, ci dirà i punti totali, questi qui, e i punti precedenti. Successivamente, la seconda prova sarebbe questa qui. Hanno anche i nomi questi cosi, vediamo. Questo qui è impostore, l'avevamo già visto. Questo qui è avaricifero. È ovviamente un demone, un mostro avaro, quindi dobbiamo appunto donare in questa prova le nostre risorse. Ora, oro va benissimo, mana va benissimo, distintivi d'onore già vanno meno bene, ma donare frammenti, donare frammenti, ma sei pazzo? Sei pazzo? Cioè,
non te li dono i frammenti, sei pazzo, te lo puoi scordare, cioè, no, 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 ciao, i frammenti mi servono, quindi me li tengo, ti dono oro e mana senza problemi, quindi regaliamo, ragazzi, doniamo un sacco, perché come vedete il server è ancora al 27% al primo giorno, dobbiamo impegnarci tutti quanti per donare il più possibile a tutte quante le prove. Questa qui, ragazzi, era la seconda prova, molto semplice, insomma, non c'è molto da dire, ma... attenzione, attenzione, perché ci sarà la terza prova. Io su questo account già l'ho fatta. La terza prova consiste nel resistere il più possibile a delle ondate che credo siano infinite. Ed è veramente il sogno di una vita, cioè è quello che io ho proposto tante volte e finalmente hanno inserito. Cioè, personalmente io gioco per giocare contro il computer, contro i bot, non contro gli altri player, perché lì vince chi shoppa. Quindi avere finalmente questa possibilità, la possibilità di fare tanto danno, cioè poter misurare la mia abilità nelle ondate, l'abilità dei miei eroi, di come li ho allenati in queste ondate, è qualcosa che è veramente un sogno. Questa l'ho già fatta sul mio secondo account, causando un danno totale di 5 milioni, quindi non è poca roba per un secondo account, e la faremo insieme sul mio primo account fra poco. Eccoci qua, ragazzi, come vedete abbiamo anche quasi 2000 gemme, quindi volendo potremmo fare qualche rollatina, ma in questo momento preferirei evitare, sto risparmiando delle gemme per poter trovare un talento utile a... oh, Valentina, che finalmente ho trovato, veramente l'aspettavo da tantissimo e sono veramente contento, anche se oggi con il bonus dell'80% in MVP, cioè abbiamo 70% di base più 10% MVP, sono 30.000 e più gemme a shoppata massima, quindi da 76 euro, sono veramente molto 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 tentato di cercare qualche eroe buono, ma non me ne frega nulla, io adesso voglio andare a fare questo evento, crea squadra, io ancora non l'ho neanche aperto, vediamo le squadre. Allora, come vediamo possiamo utilizzare in questo evento soltanto le mura, le torri, le bombe, gli eroi e i totem, gli altri edifici non esistono, quindi avendo già settato tutti quanti i miei eroi in modo corretto, parte la sfida, ragazzi, vediamo quanto danno riuscirò a fare. Ondata 1, le ondate aumenteranno ogni 15 secondi. Come vedete in questa prima ondata arrivano eroi verdi di livello 10 che sembrano deboli ma in realtà non lo sono, hanno HP molto più elevati rispetto a quelli che dovrebbero avere degli eroi verdi, però non è questo un problema ai miei livelli, cioè le prime ondate me le mangio senza problemi, ma già fra poco comincerà ad arrivare un po' di gente e lì ci divertiremo di più. Ora, mi hanno anche fatto utilizzare il totem di Valentina, bastardi, sono usciti proprio sopra il totem. Dai, ondata 3, direi che è passata, sì, l'hanno ucciso le torri, perfetto. Ondata 4, cominciamo a vedere gli eroi leggendari e vediamo Minotauro con rigenerazione 5 che viene incazzato nero ed è pronto a shottare le nostre basi. Ancora a livello 40 gli eroi, ma vi ripeto, hanno gli HP e hanno veramente tutti i parametri altissimi. Ok, ok ragazzi, arriva il primo demone. Arriva il primo demone, quindi ora non... cioè, no, il primo demone, ciao! Ci va il mio team dispersione. Ringrazio chi ha detto che con il team dispersione non sarei andato avanti. Eccolo qui. Ok, primo demone, tutto a posto, ragazzi, tutto. Veramente lo ringrazio perché mi fa skillare gli eroi a manetta. Guardate quanto danno, guardate quanti miliardi di danno che faccio. E gli eroi non si fanno nulla. Oddio, due Artica ondata 7. Presto, Dracula, presto! Non farti congelare, Dracula, skilla, skilla, skilla. Ok, ha skillato Dracula, ha skillato il golem. Ok, ondata passata. Tutto a posto. Tutto risolto, rigenerazione 5 su Cupido, Dracula, ondata 8. Oh mio Dio, cosa cazzo? Sì, però così non vale, cioè mi fanno uscire i Barba Bianca che skillano e mi distruggono le basi. E così non vale. Cioè, poi mi distruggono in questo modo tutto quanto. Oh, 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 piano, piano, piano. Oddio, il gioco non regge, non ce la fa, aiuto. Non riesco a capirci più nulla. Veramente, oddio, cosa... Ok, ok, no. Ha skillato questo Atlante in merda. No, ha skillato... Oh, cavolo, piano, piano, piano. Piano, con calma. Ok, Atlante in merda ha skillato, non è un problema. Se va tutto bene su questo demone, ce la dovrei fare. Ok, 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 servirebbe un Dracula adesso, però
Oddio! Oddio, quanta gente! Pausa, cioè, tutto bloccato. Non... Sì, no, ancora qualcuno vivo? Non ci capisco più nulla. Cioè, chi è vivo ancora? Forse... No, ok, è finita. Ondata 12 ed è finita. Quanto danno ho fatto? Vediamo un po'. Ok, sono tanti numeri, allora... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Soltanto 35 milioni? Così poco danno? Cioè, il primo ha fatto 178 milioni. Io ne ho fatti solo 35.000, sul serio? Questo è quella tanticuore di merda, perché mi ha ucciso Dracula. Se non mi avesse ucciso Dracula, avrei fatto molto di più. Comunque sì, ragazzi, questo video giunge al termine. Abbiamo fatto veramente un sacco di cose. Spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale. Come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!